scappa leggermente, ma sembra tagli ancora. Sembra che il taglio sia ancora abbastanza buono. Anzi, beh, diciamo che comincia a raspare un pochino. Vediamo un po' cosa succede. Questo è faggio, è molto duro come legno. Cerchiamo di fare delle inquadrature più o meno buone, ma sembra che punta, non per il momento ha problemi. Vediamo un po'. Ci vuole un po' quando si cerca di lavorare con il pollice. Ci vuole un po' perché qui è leggermente tondeggiante, bisognerebbe magari lavorare più in questa zona.
Il ricciolo sembra abbastanza buono. È un po'... Il legno non so neanche se... abbastanza stagionato, diciamo. Diciamo che la penetrazione non è male, tenendo conto che comunque ai livelli di, come dimensioni di un bushcraft non è assolutamente indicato usarlo come chopper, assolutamente. Almeno a mio avviso, poi ognuno decide di fare quello che preferisce. Cominciamo ad avere qualche problema sulla carta, se riusciamo ad acchiapparla, ma diciamo che non si comporta neanche così male. Questo qui è Inox, la manicatura in micarta. Cominciamo a grattare un pochino. Comincia a strappare, tenendo conto che comunque la gomma della scarpa è un materiale molto faticoso da tagliare.